Beh, si tratta del finanziamento del Ministero dell'Interno sul progetto UMRE. Abbiamo realizzato un progetto che andrebbe va a potenziare l'Invenduto a Buon Fine, che è un progetto che è attivo dal 2009 in Ossola ed è stato potenziato nel 2011. Quest'anno andiamo a fare un ulteriore potenziamento grazie a questo finanziamento di 30.000 euro concesso dal Ministero. Servirà all'acquisto di un mezzo di trasporto per andare a prendere le derrate alimentari nei supermercati e dopo aver smistato appunto in pacchi monofamiliari consegnate alle famiglie ossolane in difficoltà. Questo servizio funziona ormai da 6 anni, iniziato nel 2009, quindi è consolidato e organizzato in questo modo. Ci sono 10 volontari con 2 operatori che sono stati messi dal CIS, il Consorzio dei Servizi Sociali, e che ritirano tutti i giorni presso supermercati che hanno dato la loro disponibilità delle derrate alimentari. Questi alimenti poi vengono selezionati, controllati e vengono fatte delle borse, le chiamiamo borse, sono più che borse, scatoloni, con tutto quello che può servire a una famiglia. Quindi ci sono delle consegne settimanali a tutte le famiglie, i nuclei. A Villa d'Ossola e poi a Domodossola anche. Ma in tutta l'Ossola. Abbiamo voluto fare una sintesi rispetto a quello che sono state la raccolta e la distribuzione delle derrate alimentari per l'ambito territoriale dell'Ossola, perché quest'anno, oltre alle organizzazioni che vedono coinvolte il territorio, per cui sono la Caritas di Domodossola e di Villa d'Ossola, i Padri Cappuccini, la San Vincenzo di Domodossola, la Croce Rossa Femminile di Domodossola e la Croce Rossa di Piedimulera, abbiamo avuto anche un interessamento particolare delle parrocchie. Le parrocchie fino al 31 di ottobre di quest'anno hanno raccolto complessivamente oltre 7 tonnellate e mezzo di derrate alimentari.